Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nel mio canale. Oggi andiamo a parlare della mia criptovaluta preferita. Tutti ormai la conoscete, se mi seguite lo sapete da tempo, è QNT, Quant Network. Bene, Quant è un progetto fantastico, ci sarebbe tantissimo da parlare di Quant, ma oggi voglio mettere l'accento sulle partnership che ha Quant. Ma prima di iniziare, favore, come al solito, mettete like, condividete questo video con tutti, lasciate un commento se avete dei dubbi e supportatemi perché a voi non costa niente, a me significa tantissimo. Bene, andiamo a fare un attimo un'analisi di Quant e poi mettiamo il focus sulle partnership di Quant. Sono arrivate ancora fresche fresche, abbiamo il prezzo di 144 dollari, siamo in zona che secondo me potrebbe essere una nuova zona di buy. Mi chiedete spesso nelle live se Quant potrà o meno arrivare, ritornare ai 100 dollari. La mia risposta è sempre stata sì. Continua ad essere sì, ma ci sono nuovi livelli di prezzo molto interessanti per Quant, che sono per esempio i 135 dollari, dove ho già acquistato 2 o 3 giorni fa, quando Quant ha toccato quel prezzo. Abbiamo un all-time high di 430 dollari, quindi nella scorsa bull run, quando Quant ancora non era adottato a sufficienza. Abbiamo una market cap in questo momento di 1 miliardo, 1 billion 735 milioni, con una folia di rating market cap di 2 billion e 1. Quindi veramente ancora siamo su una mid cap, mid low cap. Volume, come al solito, non altissimo per Quant, ma circulating supply l'83% circolante con una circulating supply in questo momento di 12 milioni, quindi inferiore a Bitcoin. Probabilmente la restante parte, fino a 14 milioni e 6, non sarà rilasciata, perché è già distribuita, quindi non penso che verrà mai rilasciata, ma anche se venisse rilasciata, la sua total market cap è molto, 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 scusate, la total supply è molto, molto bassa. Bene, abbiamo visto il prezzo, abbiamo visto la mia zona, la mia prima zona di buy, per poi andare verso i 100, 120 magari e poi 100. Andiamo a vedere cosa fa Quant, ormai lo sapete, ne parlo tantissimo nelle mie live, ne parlo già a manetta. Andiamo a vedere un attimo il minimo di Quant, che è stato di 40 dollari in questo bear market, ovvero ha fatto circa un per 6 in bear market fino ad arrivare a 230. Andiamo a vedere però cosa fa Quant. Quant Network, con il suo token QNT, è un token crittografico che funge da attività di valore all'interno della piattaforma di Quant Network, una piattaforma blockchain interoperabile progettata per abilitare la connettività tra più blockchain e più entità e tecnologia a catena di blocchi. QNT viene utilizzato come mezzo di pagamento per l'accesso ai servizi della piattaforma Quant Network, che viene utilizzato come incentivazione per i nodi validatori che partecipano alla rete. Bene. L'interoperabilità è un settore che non andrà mai a svanire. Perché questo? Tutte le aziende, tutte le compagnie hanno bisogno, necessità di interoperabilità, ovvero di operare in sintonia e in sinergia. E Quant fa proprio questo? Cerca di creare un overledger, che è una tecnologia innovativa, che crea praticamente un bridge tra due aziende, tra due blockchain, cercando di sfruttare, di far fruttare al meglio le migliori funzionalità di una blockchain con le migliori funzionalità dell'altra blockchain. Andiamo al succo del video. Questo sarà un video breve, ma andiamo al succo. Quant Network, ce l'ho qua sotto gli occhi, ha collaborato con diverse, sta collaborando con diverse organizzazioni e istituzioni del Regno Unito per sviluppare e implementare soluzioni basate su blockchain. Alcuni esempi di partnership sono, per esempio, il governo dell'United Kingdom. Quant Network ha lavorato con il governo del Regno Unito per sviluppare una soluzione blockchain per la protezione dei dati sensibili. Quindi abbiamo anche una sfaccettatura di privacy coin, o meglio, può essere utilizzata anche come privacy coin. USB-C, quindi Quant ha stretto una partnership con HSBC per fornire una soluzione blockchain per gestire i contratti commerciali. Sapete qua quanto siamo in alto? In alto? La BPCE o BPCE, Quant Network ha collaborato con BPCE
una delle più grandi banche francesi per sviluppare una soluzione blockchain per la gestione dei contratti finanziari. Quindi, ragazzi, ci sono anche altre partnership, ma queste sono le tre più grandi, proprio più vicine alle istituzioni. E ve l'ho letto, ve l'ho volute esporre perché è importante capire che le criptovalute non fanno il niente come mi viene detto magari dai boomer, da coloro che non sono all'interno di questo mondo. Tante persone pensano che le criptovalute siano soldi inesistenti. La domanda che mi viene fatta di più: ma i soldi che hai investito in criptovalute, li hai effettivamente? Li puoi ritirare? Li hai in mano nel portafoglio? Cosa ci fai? Sono soldi virtuali? Ragazzi, questi progetti, che in fondo sono progetti, stanno lavorando con le istituzioni più grandi del mondo, stanno sfruttando il loro potenziale e lo stanno dando, donando, stanno operando insieme a delle istituzioni grandissime. E quanta delle partnership pazzesche sta già operando con player giganti. Il prezzo di Quant non giustifica l'attività che svolge. Il prezzo di Quant, secondo me, è estremamente sottovalutato anche a questi prezzi che a molti di voi sembrano altissimi. Questi prezzi sono proibitivi per quanto riguarda il possedimento di un singolo token, perché per comprare un singolo token costa 143 dollari in questo momento. Per comprare un token di Matic, per esempio, si costa un dollaro. Quindi mentalmente rimane più impresso comprare 1000 Matic che 4 Quant, ovviamente, perché abbiamo un numero molto più basso di token. Ma ragazzi, il prezzo a cui può arrivare Quant non è paragonabile a quello che può arrivare Matic. Avere un Quant significa avere sotto, dentro il portafoglio, sotto il culo, come piace dire a me, tantissimo, tantissimo potenziale di guadagno. Andiamo su Market Cap Off per fare un paragone per quanto può arrivare Quant. Sapete che sta collaborando con queste istituzioni così grandi. E secondo me una market cap sufficiente per giustificare l'utilità di Quant è di almeno 70-80 billion. Quindi da adesso, che siamo a meno di 2, significa fare un 40 per. Ma se andiamo a fare un paragone con una market cap già esistente, che è BNB per esempio, con 42 billion, vediamo che Quant arriva a un prezzo di 3.053 dollari l'uno, ovvero un 21,23 per dal prezzo attuale. Non sono numeri sparati a caso, ragazzi, non sono numeri sparati a caso. Voglio farvi rendere conto e aprirvi gli occhi che nello scorso bull market Solana, Dogecoin, Shiba Inu sono tutte criptovalute che sono arrivate a market cap enormi. Solana magari con qualcosa di giustificato. Immaginate Dogecoin, BNB. Come fanno ad avere, secondo voi, come fanno ad aver raggiunto market cap sopra i 100 billion, nonostante la loro utilità ridotta? Dogecoin ha raggiunto 95, 92, scusate, billion di market cap. E perché una criptovaluta che collabora con la maggior banca francese, con il governo dell'Inghilterra, col governo degli United Kingdom, non può arrivare alla stessa market cap? Secondo me è una trajection davvero raggiungibile. Il mio price prediction per Quant, come al solito, sta tra i 5 e i 6.000 dollari a token in questo bull run che sta arrivando. Quindi ragazzi, quando mi chiedete è il momento giusto per acquistare Quant, non è forse il momento migliore, perché ci sono stati momenti migliori, sono stati momenti in cui Quant valeva 40 dollari. Quindi sì, ci sono stati momenti migliori, ma Quant, in questo momento, secondo il mio parere, e i miei non sono come al solito consigli finanziari, a 40 per dal prezzo a cui potrà arrivare. Spero di esservi stato utile, spero che questo video vi sia interessato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.